Siamo Nicole Della Monica e Matteo Guarise, pattinatori di coppia su ghiaccio. Pattiniamo insieme dal 2011 e insieme abbiamo già partecipato a due Olimpiadi. Abbiamo iniziato a pattinare in due maniere differenti, abbiamo due storie diverse. Io ho iniziato a Rimini pattinando sulle rotelle, dopodiché ho vinto il campionato del mondo nel 2008 e alla ricerca comunque di un sogno olimpico, non essendo lo sport del pattinaggio a rotelle uno sport olimpico, ho deciso di passare al ghiaccio, quindi ho iniziato nel 2011 con Nicole e adesso siamo ancora qui in questa barca che remiamo verso la terza Olimpiade. Io invece ho iniziato a 6 anni e mezzo per caso, perché mio padre mi ha portata un giorno con sé e ho deciso che quella sarebbe stata la mia vita e ho iniziato a pattinare. Ho pattinato in singolo fino ai 16 anni, 17 anni, dopodiché la mia vita è cambiata e ho iniziato a intraprendere questo percorso di coppia fino a che appunto nel 2011 ho incontrato Matteo e abbiamo iniziato a pattinare insieme. Diciamo che per noi il pattinaggio è anche uno stile di vita, perché comunque ci impegna tutta la giornata. Ci alziamo intorno alle 7:30, una colazione tranquilla, con calma, cercare di svegliarsi, capire anche come ci si chiama. Poi ci vediamo alla pista, iniziamo il lavoro alle 9, facciamo due sessioni. Ogni sessione è formata da un'ora di off-ice, dove praticamente proviamo tutto quello che facciamo sul ghiaccio, ma con le scarpe, in modo anche da scaldarsi. E poi una sessione su ghiaccio, dove appunto facciamo dei pezzettini di programmi e tante volte anche esercizi di pattinato, esercizi di resistenza. Finite queste due sessioni, facciamo un po' di ginnastica, e poi ci spostiamo nella sala balletto dove facciamo un po' di stretching e un po' di tutto quello che ci va di fare, nel senso possiamo fare hip hop, possiamo fare classico, ci divertiamo. Io personalmente ho conosciuto Compex tramite degli amici che già lo usavano e me l'hanno consigliato, mi hanno detto ma perché non provi, può essere utile, e quindi appunto ho deciso di provare. Abbiamo in passato utilizzato degli altri elettrostimolatori di diverso tipo, specialmente Matteo in un momento in cui era stato infortunato, e comunque ne ha tratto molto vantaggio e per questo abbiamo deciso comunque di riprovare ad utilizzarlo. Sì, diciamo che abbiamo avuto anche dei compagni di allenamento, tra l'altro campioni olimpici, che utilizzavano appunto l'elettrostimolatore anche in viaggio, perché comunque il nostro sport e comporta di gareggiare spesso e in tanti posti del mondo differenti. Non abbiamo tempo di abituarci e quindi vedendo anche i nostri compagni mettere l'elettrostimolatore durante il viaggio li aiutava poi anche a rendere una performance molto molto più potente. Quindi ci siamo guardati e abbiamo detto sarebbe da provare, anche perché tante volte, come quest'anno, abbiamo fatto la finale di Coppa del Mondo a Vancouver e non abbiamo avuto neanche tempo di capire che eravamo arrivati a Vancouver ed era già ora di tornare indietro. Nonostante tutto abbiamo fatto anche una gara che forse era meglio farla diversamente, quindi diciamo che è un lato molto molto importante per fare una bella prestazione. Per chiunque comunque si avvicina al nostro sport, io dico di armarsi di tanta pazienza, perché è uno sport dove c'è bisogno del fisico, c'è bisogno della testa e c'è bisogno dell'eleganza. Praticamente il mio lavoro è fare uno sforzo incredibile col sorriso sulla bocca, e non è così facile. In più, pattinando in coppia, ti devi sempre rapportare a un'altra persona. È come un lavoro di squadra, è come uno sport di squadra, ma molto molto in piccolo. In due.